San Fortunato con il tempo di 30 secondi e 56 centesimi. Al secondo posto si piazza il quartiere di San Bartolomeo con il tempo di 32 secondi e 54 centesimi. Abbiamo visto 30 e 56 in questa finalissima. Nelle altre due manche aveva fatto 33 e 23, 36 e 47. No, convinti non siamo mai, è un toro, una bestia, non sai come mai, come reagisce. Abbiamo fatto 30, in prova faceva sempre 31,5, 32, è andato forte lui, un applauso al toro, quindi. Un applauso anche a voi ragazzi e complimenti, quindi ci risentiamo tra un po' in piazza del Certame, in piazza del comune, ed eccolo il campione, il toro che ha vinto la gara 2010. Consegniamo adesso le schede con le classifiche, parto da quella dei tamburini, poi vi darò dei sbandieratori e poi vi darò la classifica finale. Allora, per la classifica dei tamburini, San Francesco 10 punti, Sant'Agostino 12 e 5, San Bartolomeo 13, San Fortunato 14 e 5. Classificato Sant'Agostino, terzo San Bartolomeo, secondo San Fortunato, primo San Francesco. E siamo allora alla classifica del Falco d'Oro. Presente qui anche la moglie, la mamma e un altro familiare. Allora, se allora, per quanto riguarda allora il trofeo dei tamburini messo in palio quindi dalla famiglia Memorial Giuseppe Milei. Grazie maestro, ci hanno la coppa, ci sentiamo dopo, lasciamo dopo. Ciao maestro. Grande ragazzi, grande. Thank you.
C'è con lui il presidente della Coop Commercio di Famiglia del Centro-Nord, Aldo Azzamoni, ed ecco gli insegnatori che ricevono il trofeo. Quando è deficiente, quando non capisce un cazzo, da 1 a 10 ha preso 9 come i sbandieratori di San Policano Vinto.